Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi un nuovo video a tema make up in cui ti mostrerò tutti i miei rossetti rossi. Quale periodo migliore dell'anno per sfoggiare un bel rossetto acceso se non quello delle festività, quello appunto che ci avvicina al Natale? Io personalmente mi sento più invogliata ad utilizzare questa nuance nel mese di dicembre, ma perché no, possiamo utilizzarla a nostro piacimento tutti i giorni, quello sta a noi, ai nostri gusti, a come ci sentiamo. A me comunque il rosso comunica allegria, quindi quando lo indosso senz'altro anche lui umore ne giova e poi mi sento di andarlo a pescare quando voglio un look più classico e più femminile, ecco. Detto questo, ti mostro i miei rossetti rossi a partire da quelli più classici, ma ce ne saranno poi anche di più desaturati, perfetti anche per chi non è abituato ad utilizzare questo tipo di tonalità. Allora, io partirei subito da quello che indosso, che è uno storico di MAC ed è una meraviglia, il Retro Matte Ruby U. Penso che in tanti lo conosciamo, è questo splendido rosso fiammante, è un retro matte, quindi piuttosto asciutto come texture. Consiglio sempre, prima di indossarlo, di fare uno scrub alle labbra, di applicare un balsamo mentre trucchiamo il resto del viso, poi andare a rimuovere il tutto prima di utilizzarlo. Avremo sicuramente le labbra più pronte ad accoglierlo e rimarranno comunque un pochino più morbide durante il corso dell'indosso. Certo, è un rossetto che tende ad asciugare le labbra, però se ben preparate possiamo portarlo su per più tempo senza rischio che si prosciughino troppo. Ma è splendido, l'effetto è super vellutato, è veramente fantastico. Praticamente penso che sia il mio preferito attualmente. Mi accende, mi dà proprio gioia, è veramente splendido. Profuma ancora di vaniglia nonostante sia passato del tempo dall'acquisto e è veramente un prodotto splendido. Rimanendo in casa MAC, una linea di rossetti che a me piace tantissimo ed è tra le mie preferite è la Powder Kiss Lipstick, quindi questi rossetti dall'effetto polveroso cipriato che rimangono molto morbidi sulle labbra e opachi, ma non vanno a prosciugare le labbra assolutamente e poi possono essere modulati nell'intensità del colore. Allora, io ho il Work Work Work, questo rosso fantastico, bello acceso, che però ha un effetto diverso rispetto al Ruby U perché è più desaturato. Quindi, essendo meno saturo di colore, si può modulare a nostro piacimento, è perfetto anche per chi non ama il rosso troppo, troppo evidente, ecco, troppo protagonista, nonostante il rosso sia sempre protagonista sulle labbra quando lo indossiamo e calamiti l'attenzione. L'ho stratificato più volte, questo è il colore pieno, te lo mostro. Però può essere applicato anche ad una sola passata e quindi avremo un'intensità ovviamente minore, può essere picchiettato, insomma, questi sono veramente rossetti dalla formula fantastica, hanno una profumazione molto dolce, anche un sapore dolce e sono fantastici secondo me e anche questo rosso a me piace moltissimo. Un altro rossetto di MAC che è della linea matte questa volta è un rossetto un pochino più scuro, quindi è un rosso più classico secondo me ed è il Russian Red. Questo rimane meno asciutto sulle labbra rispetto al Ruby U, più morbido e anche leggermente più luminoso nonostante sia un matte, è molto confortevole
Questo è il colore, è splendido, veramente molto molto bello e questo proprio secondo me è il rossetto perfetto, il rossetto anche da signora, cioè un rossetto che rimane molto elegante. Se questo è più allegro, più giocoso per quanto riguarda la tonalità, quest'altro invece è molto più sofisticato, molto più elegante secondo me. Ma sono splendidi e io li utilizzo insomma alternandoli. E mi piacciono veramente tantissimo. Onestamente, ho deciso di prendere in mini taglia Russian Red perché comunque volevo averli entrambi. In mini taglia perché sapendo di non utilizzarlo così di frequente, con 10 euro ho un rossetto che comunque mi durerà parecchio tempo. Quindi è un'opzione secondo me da valutare perché di tante, tante tonalità classiche, MAC fa proprio queste mini taglie. Passando ad un altro opaco, ma in una formulazione diversa perché si tratta di un rossetto liquido, ho il numero 07 di Deborah Milano, il Fluid Velvet Matte Lipstick con effetto matte. È una colorazione fantastica che però ancora non ho indossato perché l'ho ricevuto recentemente da mia zia. Bellissimo, veramente molto bello. È quasi un rosso fragola. E veramente splendido, acceso anche questo e molto bello, veramente bellissima questa tonalità. Non vedo l'ora di indossarlo. E poi l'unico rossetto brillante, molto lucido, presente nella mia collezione è questo di Yves Saint Laurent che ho in questo packaging meraviglioso, molto lussuoso. Ed è il numero 4. È un rosso, direi ciliegia, con un po', sì, con una punta di ciliegia. È bellissimo. Ricordo che quando lo comprai chiesi un rossetto che potesse rimanere un po' in trasparenza, per abituarmi all'indosso di un rosso. E questo è bellissimo. Una tonalità che amo. E l'unico problema è l'affidabilità. Perché tende a sbordare tantissimo, è molto cremoso, quindi va assolutamente contornato, ma io anzi consiglierei di applicarlo magari al centro delle labbra dopo aver steso la matita ovunque, insomma, mo' proprio di rossetto, perché altrimenti tende a sbordare. Per cui ecco, insomma, per il costo che ha, perché è un prodotto abbastanza costoso, siamo sui 36-38 euro, poi a seconda delle scontistiche si può trovare a meno. È sicuramente un oggetto affascinante, molto bello anche da tenere in borsa, però ecco, quanto a prestazioni, insomma, sono più affidabili secondo me i Dior Addict di Dior, che rimangono comunque lucidi ma si aggrappano meglio alle labbra. Passando alle uniche due tonalità aranciate presenti nella mia collezione, un rossetto più costoso ed uno economico. Quello più costoso è di Chanel ed è il 44 Saridò, che non so se fanno ancora, ed è un rossetto sheer, è della linea Rouge Coco Shine, quindi rimane comunque trasparente ed ha delle micro particelle riflettenti all'interno dorate che donano molta luminosità alle labbra. Eccolo qui, questo in estate è fantastico, ma mi piace anche in questa stagione quando voglio delle labbra vivaci. L'arancio non è un colore che vado a ricercare di frequente, però devo dire che ultimamente lo sto riscoprendo e rivalutando molto. È molto bello, molto, molto confortevole. Ovviamente è un rossetto che rimane abbastanza trasparente, quindi va comunque stratificato, però ecco, con più passate si ottiene una bella colorazione, anche questo lucido, però a differenza di quello di Yves Saint Laurent non tende ad uscire dal bordo delle labbra. Per quanto riguarda il rossetto in matita economico, che è quello di Astra, lo 02, che io spesso ho abbinato a quello di Chanel, soprattutto in estate,
Facendo però attenzione a rimanere dentro il contorno delle labbra, perché essendo molto cremosa la formulazione con un rossetto così morbido applicato sopra può tendere a sbordare, soprattutto quando fa caldo, io ho notato questo. Però nell'insieme è veramente una bella combo che mi piace tantissimo sulle labbra. Possiamo ovviare a questo problema munendoci di una matita cerosa trasparente da applicare prima di andare con altri prodotti labbra, che eviti che gli altri prodotti applicati al di sopra sbordino. Però ecco, sono veramente delle colorazioni che ogni tanto mi ritrovo ad utilizzare con piacere, nonostante non rimangano nella mia comfort zone. Un rossetto di cui ultimamente mi hai sentito parlare tantissimo è di Stefania D'Alessandro Makeup. Non è il classico red, ma è il deep red, quindi il rosso con una punta di ciliegia. È un matte, quindi rimane opaco sulle labbra, anche questo dona un effetto vellutato alle labbra. E bellissimo, molto sottile. Con questi rossetti così opachi bisogna preparare bene le labbra perché non si vadano ad asciugare troppo, però l'effetto è splendido e comunque rimane confortevole. Non noto particolari secchezze quando lo vado a rimuovere. Dura tantissimo e mi piace veramente tanto, e lo straconsiglio. Ci sono altre tonalità, questa veramente mi ha colpita come un fulmine a ciel sereno, me ne sono totalmente innamorata. Un rossetto di MAC, torniamo a MAC, che ha del fucsia all'interno, quindi diciamo è un rossetto che MAC definisce come un rosso bordeaux. È lo splendido D4 Danger, un altro matte. Ha delle somiglianze con quello di Stefania D'Alessandro, ma è più scuro, ha più fucsia all'interno, almeno io vedo più fucsia, e è bellissimo. Sulle mie labbra, ecco, questa componente esce tantissimo fuori, e è veramente splendido, splendido, molto elegante, secondo me molto sofisticato, e lo adoro assolutamente. Ovviamente sono delle tonalità che si discostano dal rosso classico, perfette magari per chi preferisce andare appunto su toni che abbiano del rosa, del fucsia all'interno. E a me piacciono tantissimo. A questo proposito ti mostro anche un rossetto liquido che è di Wycon, che non è un rosso ma è un sangria, però può piacere anche a chi non ama particolarmente il rosso. Va stratificato per ottenere un colore omogeneo ed è molto bello. Non è tra le mie formulazioni preferite, ma neanche mi prosciuga le labbra. E quindi ecco, quando voglio un rosso alternativo lo prendo molto volentieri, soprattutto in autunno. Questa tonalità in autunno secondo me è perfetta. Mostro infine dei rossetti che io definisco i rossi per timide, quindi perfetti innanzitutto per la sottoscritta, che non tutti i giorni si sente a proprio agio con una nuance del genere, con un ruby U, tanto per fare un esempio. Sono perfetti sia per la tonalità, ma in un caso anche per la soprattutto per la formula. Perché? Allora, innanzitutto partiamo dal rossetto liquido, che è più una tinta labbra vera e propria a base acquosa, che è molto vibrante come tonalità, ma può essere anche semplicemente tamponata sulle labbra, stesa con il dito, per dare proprio un velo di colore, un po' di vivacità senza eccedere. Parto dalla tinta labbra, che è di L'Oreal, della linea Rouge Signature, ed è la 115 I Am Worth It. Questa è una tinta labbra a base acquosa, quindi è un prodotto che si va a aggrappare alle labbra
rimanendo lì per tutta la giornata e va a tingere proprio le labbra, ma rimane molto confortevole. Il colore può spaventare perché è molto acceso, è un rosso che ha parecchio fucsia all'interno, ma si può gestire tranquillamente andandolo semplicemente a tamponare per un velo di colore, piuttosto che intensificare con diverse passate. Quindi, per chi non desiderasse l'effetto troppo intenso, è perfetto perché si può donare giusto un velo di colore. Te lo mostro, lo metto sul palmo perché altrimenti avrò il dorso della mano tinto per tutto il giorno. Questo è il colore, questo è il colore pieno, ma si può andare anche semplicemente a tamponare, cioè tamponiamo sulle labbra, poi possiamo sfumare tranquillamente col dito. Viene fuori la componente più fucsia ed è splendido anche per un effetto molto naturale. Quindi questo è un prodotto, secondo me, un prodotto jolly. Le tonalità presenti in gamma sono tantissime, quindi questo è un prodotto che veramente io straconsiglio. E passiamo poi agli ultimi due rossetti che per tonalità ci possono far avvicinare al mondo dei rossi senza timore. Allora, il primo è di Kiko ed è la linea Velvet Passion Matte Lipstick, quindi è questo rossetto matte, eccolo qui, che ho in tonalità 329 ed è un rosso labbra. Adesso ho tutta la mano macchiata, aiuto. Allora, la tonalità è questa ed è praticamente una tonalità a metà strada tra un rosso e un rosa, e questo veramente si indossa con una facilità estrema, molto confortevole. È una linea che mi piace tantissimo. E veramente con questo non rischiamo di sbagliare e non possiamo mai sentirci a disagio, quindi onestamente è un tono che io suggerisco qualora ci si voglia addentrare in questo mondo dei rossi, ma a piccoli passi. E poi una meraviglia che anche solo per la formula ti consiglio di provare è un Matte Revolution di Charlotte Tilbury che ho in mini taglia. Questo era all'interno di un kit che ho preso lo scorso Natale. È Walk of No Shame. È questa tonalità rosso bacca, bellissima, con del mattone all'interno, un po' più spenta rispetto a quello di Kiko e bellissimo, anche questo bellissimo, molto elegante, perfetto per questa stagione. Forse è un po' falsato il colore perché avevo un'altra tonalità al di sotto. Comunque, no, forse no. Vabbè, l'ho messo anche qui. È bellissimo, per completare un look, secondo me, un look autunnale, invernale è splendido, veramente splendido e quindi anche questo io lo consiglio. Non è propriamente un rosso, non sono delle tonalità propriamente rosse, ma ci possono far avvicinare pian piano, secondo me, a questo mondo. Io direi di averti mostrato tutti i rossi presenti in collezione, magari la collezione si amplierà, chissà. Io sono sempre molto attratta da questa nuance, mi affascina tantissimo. Fammi sapere quali sono le tue nuance preferite. Io spero che il video ti sia piaciuto, ti sia stato utile di compagnia. Spero magari anche di averti dato qualche spunto per la scelta di un rosso. Se ti è piaciuto, lascia un pollice in su, iscriviti al canale ed attiva la campanella per non perderti nessuno dei miei prossimi contenuti. Sarei felicissima di ritrovarti qui nel mio prossimo video. Ti mando un abbraccio, un bacione, ciao!